Oggi Sicilia Agricoltura è Regal Geoffrey, frazione di Rocca Palumba. Siamo con Antonino Vara, che è il presidente dell'ANAS di Collesano. Una giornata dedicata alla potatura. Qual è stata la motivazione, l'intento della vostra associazione? Allora, l'intento è quello sicuramente di sensibilizzare e promuovere la potatura del mandorlo, che negli ultimi anni sta acquistando un'ottima valenza nel territorio, come hai detto tu, a Regal Geoffrey, ma anche in diverse parti della Sicilia. Quindi è la vocazione stessa dell'associazione far conoscere non solo le tematiche riguardanti il mandorlo, ma anche come effettuare una giusta tecnica di potatura su queste nuove piantagioni. La masterclass oggi è stata tenuta dal perito agrario Francesco Buscato, che tra l'altro è uno dei potatori più valenti di tutta la Sicilia. Com'è andata? Allora, detto bene, ci siamo avvalsi di un personaggio che tra l'altro è pure socio. È una persona che ormai è conosciuta in tutto il territorio regionale per la potatura, in particolare oggi del mandorlo, ma ci siamo avvalsi anche della collaborazione della comunità agraria di Larcaraprile, perché Francesco è un dipendente, chi meglio di lui oggi non poteva essere qui. Francesco è una persona che ha veramente titolo per poterlo fare. Francesco Bruscato, una giornata dedicata interamente alla potatura del mandorlo. L'apprendimento qual è stato di questi operatori che si sono avvicinati a queste tecniche di potatura? Devo dire intanto una cosa, che gli operatori stessi hanno richiesto questa giornata, quindi l'apprendimento è stato ottimo perché c'è l'interesse a conoscere la tecnica di potatura, perché sono state fatte un bel po' di nuovi impianti nella zona, quindi i mandorlicoltori cercano di applicare la tecnica di potatura in maniera giusta, in maniera efficace, affinché possano portare le piante alla piena produttività. Quindi una giornata dedicata alla potatura. Materialmente che tipo di potatura avete utilizzato? Allora, abbiamo lavorato sulla potatura a vaso, che è ben applicabile per il mandorlo. Abbiamo intanto iniziato con la potatura di allevamento sulle giovani piantine impiantate l'anno precedente, successivamente siamo passate su piante più grandi, esattamente piante di 4 e 5 anni, facendo una potatura di produzione, quindi cercando di mantenere l'attività vegetativa in maniera elevata, ma nello stesso tempo abbiamo favorito proprio le formazioni fruttifere, abbiamo salvaguardato le formazioni fruttifere. Sul territorio che tipo di potatura abbiamo? Rientrano in questa tipologia oppure ancora è da diffondere come concettualità di potatura a vaso? Nella zona dicevo che si pratica la potatura tradizionale, possibilmente non capendo la razionalità della tecnica da utilizzare, quindi non salvaguardando le branche secondarie, lavorando molto sulla dicotomia e a un certo punto cercando di riabbassare il tutto. Quindi con la tecnica con cui abbiamo lavorato oggi, noi salvaguardiamo una forma strutturalmente che ci consente un'elevata produttività. La forma consiste appunto nel mantenere una branca principale circondata da varie secondarie ricche di formazione fruttifera.